imbarcazioni, l'anima profonda di Venezia, quella espressa dalle remiere, per il corteo della Pantegana, sfilata di remi che ha aperto il Carnevale 2023. 45.000 persone domenica, 20.000 sabato sera per assistere all'Opening Dreams, spettacolo che ha lasciato Canareggio per il Canal Grande. Un'unica chiatta magica animata da 50 artisti, gioco di luci ed esibizioni che a più di qualche veneziano ha fatto storcere il naso. Un corteo quest'anno che cambia un po' la direzione, no? Quella che è la festa veneziana per eccellenza, il prologo fantastico, magico del Carnevale. Come mai questa novità? Se pensiamo, il Carnevale è sempre cambiato, in realtà non è mai stato fermo e ha evoluto la sua programmazione anche interpretando nuove esigenze, ovviamente le realtà anche operative che si venivano a creare. Pensate per esempio quando il Carnevale è passato da 2 settimane a 3 settimane con la spalmatura del programma appunto in 3 weekend. Quindi la festa veneziana sull'acqua andava rimodulata, perché in effetti aveva avuto un tale successo che la bellissima realtà e le rive del Rio di Canareggio sono state messe a dura prova anche prima del Covid, se ricordiamo. Quindi anche su indicazione delle autorità, delle istituzioni che preposte a questo, noi e l'amministrazione comunale ovviamente ha preso atto che forse era il caso di inventarsi qualcosa di nuovo. E siccome il Carnevale è fatto anche di questo, è nata questa idea di valorizzare più il Canal Grande, che in fondo era un po' trascurato, anche se, ripeto, Canareggio ci ha accolto per molti anni in modo splendido. Quindi è venuta questa idea che staremo a vedere. Sono un po' emozionato, confesso, perché le novità poi vanno vissute, ma speriamo. Per causa di forza maggiore non ci saranno i voli quest'anno e saranno soppiantati da cosa? Perché quelli sono altri momenti, no? Topici del Carnevale veneziano. Ma diciamo che è coerente anche questo con una linea di maggiore distribuzione sul territorio delle proposte del Carnevale. Ricordo che il Carnevale di Venezia è un carnevale da vivere, non da vedere, quindi è un carnevale che sì, ha sempre creato dei momenti di aggregazione e di animazione, però in realtà si affida molto alla fantasia dei partecipanti, che devono essere ovviamente stimolati anche da un tema che c'è sempre come quest'anno, ma in realtà è un carnevale diffuso di natura. Abbiamo visto che in fondo anche queste grandi manifestazioni iconiche, affascinanti indubbiamente, come i voli al campanile, avevano anche l'effetto di essere un magnete troppo forte che catalizzava tutta le presenze e tutta l'attenzione. Quindi è venuta l'idea che ovviamente è però stata decisiva la difficoltà di gestione, le nuove normative di gestione dei grandi eventi di massa, che dopo le vicende tragiche di Torino che tutti ricordiamo, e poi ovviamente è venuto il Covid eccetera eccetera, tutta la normativa legata alla safety security è cambiata radicalmente, quindi le autorità preposte a ciò e l'amministrazione comunale in primis ha dato a Vela indicazione di inventarsi qualcosa. D'altra parte è un must del sindaco Brugnaro, quello di una diffusione territoriale delle manifestazioni, e qui equilibrata, ma non per questo meno stimolante, sia in terraferma, nell'area metropolitana, nel centro storico e nelle isole. Per quanto riguarda le adesioni alla partecipazione nel metaverso, che c'è un ulteriore canale del Carnevale veneziano, che primo bilancio si può fare? No, in realtà non possiamo ancora fare un primo bilancio, io perlomeno non ho dati aggiornati su questo, perché in realtà il messaggio comunque è stato lanciato, lo vedremo già nei prossimi giorni, probabilmente con l'apertura anche del Carnevale nascerà una attrazione su questo. Devo dire che comunque l'idea di aprirsi a nuove tecnologie, a nuovi modi di comunicare è stata principalmente del sindaco e noi l'abbiamo realizzata con dei partner di eccellenza. Credo che il prodotto sia di grande qualità, di grande fruibilità, e io stesso, che ovviamente non sono avvezzo a queste cose, trovo che sia giusto che Venezia, che è la più antica città del futuro, come diciamo, provi, tenti e cerchi di realizzare queste nuove aperture, questo avvicinarsi anche a una nuova realtà. Però attenzione, questo non deve essere un disincentivo a venire, perché il Carnevale di Venezia è gioioso, è elegante, è sicuro ed è sostenibile, quindi venite, perché comunque nulla è bello come viverlo di persona. Certo, divertiamoci pure anche con le nuove tecnologie e con gli avatar, ma
venite a Venezia. Carnevale sempre più che vuole riscoprire la sua anima originaria, quella delle iniziative nelle calli, nei campielli, nelle piazze, un carnevale di tradizione. Esatto, vediamo se riusciamo a ripristinare finalmente un po' alla volta, un passo alla volta ce la faremo, quello che era la vera tipologia del carnevale veneziano, cioè quello cosiddetto diffuso, cioè in realtà ogni campo, ogni calle e un'unica piazza erano ideali appunto per l'approccio a quello che era il carnevale, quindi qualsiasi luogo purché chiunque ovunque potesse esibirsi, ma personalmente attraverso quello che è il carnevale, cioè lo sfogo, ognuno nell'anonimato si sfoga e si sfoga contro qualcuno, contro qualcosa, travestito per non essere riconosciuto, e si diverte perché si toglie via una soddisfazione di quelle uniche che solo a carnevale si può. Ecco, cerchiamo di rimitare quello, o anzi riprendere quello che è veramente il significato del carnevale veneziano, dove l'importante è arrivare a Venezia per diventare attori di se stessi, ma soprattutto per divertirsi e non vedere gli altri che si divertono, perché sarebbe oltre che frustrante anche inutile venire a Venezia. E soprattutto c'è molta attenzione anche a legare la festa, il divertimento, lo sfogarsi sempre in maniera ovviamente nei limiti del buon senso a quelli che sono gli antichi mestieri, no? Le produzioni artigiane di Venezia. Sicuramente il carnevale ha rilanciato quella parte di artigianato che era andata persa
I veneziani sono sempre stati, per esempio, maestri della cartapesta, no? La Fenice stessa lo dichiara, insomma, quella che era l'abilità e le mani preziose di chi lo sapeva fare, no? Grazie al carnevale abbiamo riconquistato quei mestieri che erano sicuramente quasi completamente persi e oggi invece sono consolidati. Ma non solo, la città stessa all'interno di quello che è l'artigianato, anche gli stessi veneziani o coloro che partecipano diventano comunque artigiani, perché c'è chi si costruisce quel, tra virgolette, travestimento che non troverebbe da nessun'altra parte, perché è quello che, diciamo, ha ispirato il fatto che raggiunga Venezia per esibirsi un qualcosa che magari tiene nascosto e finalmente può sfogarlo. È una città, io spero che da questa sera, diciamo, è l'annuncio, da domani mattina diventa veramente caldamente popolare nel carnevale, e domani ci sarà sicuramente la dichiarazione più forte, cioè quella dei veneziani del mondo, che scenderanno in acqua e attraverseranno Venezia sulla strada più bella del mondo, che è fatta di acqua, che è il Canal Grande, e dove, partendo da Ponta della Dogana, cioè dall'ingresso dalla parte da mar di questa strada, raggiungeremo là dove si pensa e dove si vuole comunque sia nato tutto questo incantesimo che è Venezia, e cioè in Campo l'Erbaria, a un passo dalla chiesa di San Giacometo, dove appunto l'edificazione è partita 1600 anni fa. Siamo all'inizio di questa manifestazione, però i dati sono già confortanti, quasi sold out gli alberghi, stiamo vedendo che le rive sono molto affollate, e la decisione anche di far passare questo corteo in Canal Grande è sempre più un carnevale diffuso, anche in un'ottica di gestione dei flussi turistici, vorrei dire. Sì, l'idea è non puntare sulla quantità di persone che in giornata arrivano a Venezia, ma puntare sulla qualità degli eventi, che corrisponde poi a qualità delle presenze. Ci interessa molto avere turisti pernottanti che restino qui qualche giorno e possano godere al meglio di Venezia e possano far girare l'economia in maniera più profonda, e ci interessa riparametrare il carnevale al dopo Covid, quindi un'idea di una Venezia che non vuole più concentrare tutto nello stesso punto, allo stesso giorno. Anche la scelta di portare il corteo acqueo in un canale più grande rispetto a quello di Canareggio, quindi con maggior ampiezza e con maggior distribuzione anche del pubblico, va in questa ottica, così come anche non fare il volo dell'anno, ma fare altri eventi diversi di maggiore anche qualità. Quindi ecco, un carnevale che non punta ai numeri, ma punta alla qualità e punta anche alla tradizione e ai cittadini, con tantissime iniziative anche in terraferma. Il ticket d'ingresso è stato rinviato, no? Quasi di un anno. Ci sono state anche, avete raccolto le valutazioni di quel contest che avevate lanciato. Questo rinvio legato a cosa? No, non c'è un rinvio, semplicemente il Consiglio Comunale sta discutendo di questo provvedimento, che ovviamente è un provvedimento molto impegnativo, che vede ovviamente impegnate le commissioni, e non appena il Consiglio Comunale approverà serviranno 6 mesi per far funzionare tutto il sistema. Quindi ecco, non c'è il rinvio, semplicemente i 6 mesi sono agganciati a quando il Consiglio Comunale approverà, ovviamente essendo in corso la discussione non è ancora approvato. Quindi non appena approverà decorreranno i 6 mesi per l'entrata in funzione. Il carnevale diffuso ha anche uno scopo di far conoscere a turisti, ma magari anche ad autoctoni, a gente che abita in terraferma, magari parti di Venezia, di una Venezia nascosta? Ma tutto il carnevale in qualche modo riguarda anche la tradizione, quindi dobbiamo tutti quanti riscoprire il carnevale come tradizione, evitando un po' la massificazione del carnevale vissuta forse nei decenni passati e puntando invece su qualcosa di più autentico, di più vicino alle origini, e su questo stiamo lavorando ovviamente. Assessore, un carnevale sempre più diffuso.
un carnevale diffuso che insomma vuole portare questi momenti di gioia e di allegria in tutta la città sia d'acqua, quindi anche tutta la città insulare, ma soprattutto anche la terraferma. Un carnevale che vuole coinvolgere soprattutto tanti bambini, tanti ragazzi, ma anche tutti i cittadini e tutti i turisti che vogliono passare qualche momento di gioia nella nostra bellissima Venezia. C'è molta attenzione per i bambini con tanti spettacoli, tante forme di animazioni, ma c'è anche attenzione ai ragazzi che magari smanettano, e l'attrattiva del metaverso credo che possa essere un pensiero a loro nello specifico. Assolutamente sì, la città di Venezia vuole essere innovativa e al passo con i tempi anche sotto questo punto di vista, e quindi la cosa di aprirsi anche al metaverso, all'innovazione, alla tecnologia è sicuramente qualcosa che vuole avvicinare soprattutto i ragazzi, soprattutto i più giovani, che magari con queste forme nuove riescono anche ad appassionarsi al carnevale, ad appassionarsi alla città di Venezia. Lei è giovane, ha già scelto la sua maschera nel metaverso? La maschera nel metaverso no, ma però penso di scegliere qualcosa di tradizionale, qualcosa di veneziano, bello, tradizionale. Arlecchino o pantalone? Ancora non lo so, lascio il beneficio del dubbio. Sta per arrivare questa nuova versione della parata, del corteo che apre l'anteprima del carnevale veneziano, una magia, ma soprattutto un coinvolgimento di tutta la città. Assolutamente, il Carnevale di Venezia è uno dei tanti appuntamenti attesi di questa città. Sarà un carnevale molto diffuso, è coinvolta infatti tutta la città, dalla terraferma alle isole, al centro storico, e questo corteo darà il via ufficialmente al Carnevale di Venezia 2023. C'è aria di gioia, ci sono tante persone in città e c'è voglia di ripartenza, la ripartenza vera. E credo che queste occasioni siano davvero un momento per stare insieme e per avere fiducia nel futuro. E voi rappresentanti delle istituzioni dovete necessariamente partecipare, si apre un tour de force a cui non potete assolutamente mancare. No, e non vogliamo assolutamente mancare, è una gioia anche per noi vedere la città che vive, la città che rinasce, e quindi sono appuntamenti anche piacevoli e che ci danno tanta gioia. Anche lei la solita domanda, quasi scontata: quale sarà la sua maschera quest'anno? O una delle sue maschere? Sicuramente qualcosa che riprenda un po' la storia di Venezia, qualcosa di veneziano, e visto che il tema è sui segni, magari qualcosa che riprenda anche un segno zodiacale. Lei è giovane, c'è anche il carnevale nel metaverso, lì ha già pensato a quale maschera, quale avatar scegliere? Non ancora, probabilmente dobbiamo anche noi più giovani abituarci a questo nuovo modo di vivere gli eventi, gli appuntamenti, ci penserò. Un carnevale diffuso, un carnevale che arriva anche in maniera capillare anche nelle isole. Sì, un carnevale diffuso, appunto come si diceva, che nasce a Venezia, però è anche diffuso in tutto il territorio, quindi spettacoli, animazioni, feste, soprattutto nelle isole della Laguna di Venezia, sia a Sant'Erasmo, a Burano, a Murano, spettacoli anche con cari allegorici a Lido di Venezia e addirittura a Pellestrina, quindi tornano i cari anche a Pellestrina, nell'isola di Pellestrina si è aperto in volta, e questo è un bel segnale, specialmente in questo periodo, dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia. Finalmente si riparte alla grande e c'è bisogno appunto di questo, c'è bisogno di stare assieme e di dimostrare al mondo che siamo uniti, quindi un bel carnevale a Venezia, nelle isole, ma un po' in tutta la città metropolitana. Adesso sottolineava, no, che nelle isole, quindi sempre a Venezia, però c'è la possibilità della sfilata dei carri al Lido, cosa che non è possibile nel centro storico, quindi è l'opportunità di godere di uno spettacolo davvero versatile e davvero diversificato. Sì, sì, infatti a Venezia appunto non c'è la possibilità di avere i carri allegorici, ma abbiamo questo spettacolo, questo patrimonio dell'umanità che è appunto il Canal Grande, quindi assisteremo a un grande spettacolo questa sera, dedicato naturalmente a tutta Italia, quindi un buon divertimento a tutti. È stata scelta appunto il Canal Grande come zona centrale, come inaugurazione del carnevale, e quindi auguriamo a tutti un buon carnevale. Assessore, Piazza San Marco quest'anno è oggetto di lavori importanti, anche sotto il profilo della salvaguardia dall'acqua alta, però una Piazza San Marco off limits ha imposto un rivedere il programma del carnevale senza voli dal campanile, però c'è comunque un programma.
Sì, devo dire che la necessità di intervenire su Piazza San Marco non ha fatto venir meno quello che è un appuntamento straordinario come il Carnevale, e quindi l'abbiamo arricchito di un evento diverso, nuovo, e che potremmo questa sera, insomma, tutti assieme ammirare. Spero che a San Marco, con una sinergia che stiamo mettendo fra tutti i soggetti istituzionali che sono interessati agli interventi di Piazza San Marco e di tutta l'insula marciana, sia possibile, insomma, accelerare il più possibile, ma soprattutto coordinarci perché i disagi siano percepiti e non vissuti come dei limiti, soprattutto a quelle che sono le attività lavorative che insistono sul bacino, sulla Basilica di San Marco e in tutta l'area di San Marco. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ci ha creduto fin dal primo momento, tant'è che oggi noi, dopo il Carnevale, partiremo con i lavori di rifacimento della pavimentazione, dei lavori che avranno una durata di circa 290 giorni e che, assieme agli altri interventi che sono già partiti, alcuni di questi, possano consegnarci una piazza che oggi è messa, voglio dire, a riparo da qualsiasi intervento che può comprometterle quello che è un patrimonio mondiale che attira l'attenzione del mondo. E quindi io sono fiduciosa che questi lavori ci permetteranno di non vivere più quell'angoscia che abbiamo provato ogni volta che c'è una marea, ogni volta che c'è comunque un evento che, come quello del 2019, ha fatto stare tutti col fiato sospeso, ma che però ha dato il via a tutti quegli interventi che oggi stiamo vedendo, con cantieri che apprezziamo come quelli di Palazzo Ducale, ma così pure come quello del Ponte della Zecca, dei Giardini Reali e anche della pavimentazione della riva davanti ai giardini, che anche questa completeremo nel 2023. Per le tre date di Laura Pausini, a che punto saranno arrivati i lavori? Ma consideriamo i 290 giorni e quindi però ovviamente anche questi, insomma, sono stati considerati da parte di Vela, e quindi sappiamo che insomma nessun impedimento comprometterà appuntamenti straordinari come quella di Laura Pausini. Questa è la 24esima edizione, sono tantissime, io ne ho fatte 23 e dico la verità che ho lavorato tantissimo e perciò alla fine vuoi che tutto vada bene, poi quando le vedi, anche quando le vedo giù, per me è una tristezza vedere la faccia di quelle che sono eliminate, perché sono giovani, sono belle e tutte si aspettano di essere Marie. Sono felice di queste ragazze, mi sembrano, a parte la bellezza, mi sembra che potremo andare d'accordo e che sarà, come sempre, come tutti gli anni, una grande festa delle Marie 2023. E noi dobbiamo solo che ringraziare Bruno Tosi, io in primis e tutte le Marie, perché se non avessi avuto quell'idea geniale di riportare nel Carnevale di Venezia la festa delle Marie, noi non saremmo qui. E perciò io seguirò anche con loro questo tema, questo il segno anche un po' in tutto quello che farò, in dove le porterò, cosa farò. Cercherò sempre di capire, diciamo, il segno, come si dice, non solo zodiacale, ma anche il segno dell'anima, quali sono i loro desideri, quali sono le loro prospettive per il futuro. E sì, è un tema che a me piace molto. Ricordatevi, l'ho appena detto alle 12 Marie di quest'anno, che Maria si è per sempre. È una grande emozione essere qua, e mi sento a casa, particolare perché ovviamente in una veste nuova, e sono molto felice perché abbiamo selezionato ragazze belle sia dentro che fuori a 360 gradi, perché la bellezza non è solo estetica ma anche di contenuto. Ah, porta fortuna, allora la fortuna ci sta, e c'è una parte di fortuna e una parte di impegno e di studio, quindi se la fortuna ti tocca bisogna coltivarla e quindi impegnarsi ogni giorno. Ricordo una ragazza molto emozionata
che non credeva ai suoi occhi, non se l'aspettava tutta questa grande emozione, tutta questa esperienza e soprattutto conoscere Venezia in una maniera così completa, così piena. Mi auguro che vi divertiate tanto, che vi rispettiate e che siate capaci di formare un bel gruppo, perché è il gruppo che fa la forza e non il singolo.